È spiazzante, veramente. Tira come quello. Avendo, quanto so, 120-130 kg. Lei so 15 kg, quindi... Però non puoi far paragoni con l'uomo termico. È un'altra cosa. Lui prende i giri, capito? Eroga subito. Qua sta ma... attento sugli acceleratori, perché se spalanchi...
cazzo se esce. Sta buono, va! Io non dovevo venire oggi, porca miseria! Ti piace? Mamma mia, cioè... Mo mi vendo sia il KTM che quell'altra! Sì, cioè, regge bene... La metti tu? Sì. Questa è la parte di te. Questa è la parte di te. Più che altro devo dire, perché le FI... Ah, mamma mia questa. Questa però è 11 kg. 11, quella è 15. Quella è 15. 15. Sì, ma cambia poco. Cambia quella. Sì, ma poi. Ma la BS si disinserisce su questa? Volendo si disinserisce. Sì. Ah, con là, perché infatti non sono riuscito a disinserirlo. No, c'è una procedura. Tasti, ma ho fatto vedere Pierre un marito. Io con l'acqua, sì, però se no la procedura senza inserirlo. Perché sì, vabbè, sullo stirratino, però anche non è che mi ha disturbato più da tanto pure inserito. Allora, ho detto, ricordate l'espressione quando sei partito e quando torni. Ma tutti, tutti. Ho detto, ho portato a Gallo, è impazzito, ho detto. Lui ora non fa più moto, fa solo MTB. È diventato praticamente leader a quelle elettriche. Assistenza sulle sospensioni, però lui si ha fatto tutti i mondiali di MTB, non so, di solo tempo a ottobre. Quella come tagliandi che deve? La cinghia. Allora, gli aggiornamenti, la cinghia però 20.000 km. Come è andata? Non vedi l'espressione nata? Non ci credeva. Si è fatto pure i gradini del negozio. Ah sì? E devo fare niente, chi l'è? Basta fa, sì. E chi l'è? Già la miseria. Portatele dietro le chiavi però. Meglio da Hawaii. Morca miseria, una cifra. Ma te ne ha provato il top di gamma, zio. Sono venuti quelli dell'Erni, sono venuti a provare le nostre, sono rimasti. Ma quelli stradali? Sì, quella... abbiamo fatto, era inizio luglio, sì. Abbiamo fatto l'evento a Cinecittà World. Quello mi dicevi... E stavamo lì, e c'erano pure loro dell'Erni, sono venuti a provare le nostre, sono rimasti. Ho detto un'altra cosa. No, io ho provato la Livewire, è in incudine. Sì, Allora, motoristicamente... porca miseria, sei goduriosa.
Ma quando la metti in curva è un'impunita. Si chiude? Sì, è un'impunita proprio. Se metti in ammortizzatore di stessa, se non paghi né spese d'apertura pratica, ti dico, se tu c'è un'altra moto tra taglianti, benzina, bollo, perché proprio se paghi il bollo, praticamente te la paghi da sola. Se paga da sé.